piacere portare il verde, ben ritrovati. Oggi siamo qui presso il Peraga Garden Center di Mercenasco. Stiamo girando una bella playlist tutta dedicata alle piante d'appartamento ed è arrivato il momento di presentarvi la Monstera. Lo facciamo insieme alla nostra esperta Francesca Vernile. Eccoci qui Francesca, cosa puoi dirci di questa bella pianta d'appartamento? Allora, qui abbiamo una Monstera obliqua, è una parente della Monstera deliciosa molto più grande ed è una pianta che comunemente troviamo nei nostri appartamenti perché è una pianta di origine tropicale, quindi in casa vive meglio, soprattutto se ci troviamo al nord o comunque in zone dove fa freddo. Al centro e al sud possiamo anche provare a metterla in una posizione riparata, magari nell'angolo di due muri, in maniera tale che lei non riceva i venti, soprattutto invernali. E possiamo coltivarla tranquillamente in vaso. Per coltivare una monstera è necessario fornirgli un terreno molto 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 ben drenato, perché comunque lei in natura non vive sul terreno ma vive al di sopra degli alberi. È una pianta con radici aeree, come potete già vedere qui, quindi un terreno troppo torboso o comunque che mantiene eccessivamente l'umidità rischia di far marcire la nostra pianta. In casa collochiamola ovviamente lontano da fonti di calore come termosifoni o camini, lontano da correnti o comunque dove ci sono sbalzi di temperatura importanti e provvediamo a dargli un sostegno perché lei tende ad allargarsi molto. Vedete, questa è una varietà comunque che rimane sicuramente molto più piccola rispetto appunto alla Monstera deliciosa, però vedete come fa? Cioè fa la radice, va, qua sta tirando fuori una nuova radice, qua ne sta tirando un'altra ancora e lei continuerà ad andare, quindi magari cerchiamo di mettere, non so, delle corde o delle catene, dei supporti sul quale riuscire a far appoggiare la nostra pianta. Ha bisogno di una buona luminosità, quindi evitiamo assolutamente le stanze esposte a nord perché non sarebbe sufficientemente illuminata. Una stanza ad est o ovest va benissimo, al sud, una stanza esposta a sud, magari mettiamo una tenda davanti che ci filtra un po' i raggi solari. Per quanto riguarda l'irrigazione non dobbiamo esagerare, sicuramente non dobbiamo far ristagnare l'acqua, però insomma ne vuole abbastanza, quindi cerchiamo di non far asciugare troppo il terreno. E per quanto riguarda invece le concimazioni, tendenzialmente non ne ha così bisogno, o meglio, concimazioni eccessive potrebbero anche rovinarla. Il mio consiglio è quello magari di dare delle concimazioni fogliari, quindi piuttosto che andare a dare del concime liquido al terreno, diamo del concime fogliare, se ne trovano ormai in tutti i garden, e lo spruzziamo direttamente sulla pianta, perché le piante assorbono i nutrimenti anche dalle foglie, soprattutto le piante epifite lo fanno, quindi possiamo tranquillamente dargli del concime tramite le foglie, verrà assorbito anche molto prima e la nostra pianta starà tranquillamente in salute. Benissimo, ringraziamo Francesca Vernile per questi preziosi consigli, vi chiediamo di mettere un bel pollice all'insù e soprattutto di iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!